con Romina Pin al termine di Ravenna Bologna, protagonista assoluta con la tripletta che è riuscita a cancellare anche il rigore sbagliato. E miglior prestazione con la maglia del Bologna secondo te oggi? Tua personale, chiaramente. Personalmente sì, tre gol, però scusate, stanno facendo un gol. Personalmente sì, per i tre gol, però è stata una prestazione di squadra questa, e ho fatto il gol grazie alle mie compagne. Gol che ha permesso al Bologna oggi di centrare la matematica salvezza e ora per il futuro, per questo finale di campionato, cercare di fare il meglio possibile. Stava perdendo il Brescia, quindi Bologna che potrebbe essere all'ottavo posto, cercare di migliorare fino alla fine questa classifica. Sì, mancano tre partite, sì, è vero. Per noi adesso la salvezza è assodata. Queste tre partite vogliamo godercele, però onorare la maglia, che è una maglia importante con la Bologna, e cercare di arrivare più in alto possibile. Bene Romina, grazie mille, complimenti per la partecipazione di oggi e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Con mister Simone Bragantini, Bologna che batte Ravenna 3-1 grazie a una tripletta di Romina Pinna, che ha fallito anche un calcio di rigore, risultato che ha permesso al Bologna di festeggiare la matematica salvezza e oggi e adesso l'obiettivo sicuramente di migliorare la classifica in queste ultime tre partite. Sì, oggi si doveva vincere, la vittoria è arrivata, magari potevamo anche essere un po' più incisive nel gioco, però a volte è importante portare a casa i tre punti. È soddisfatto della prestazione, partita che forse si poteva chiudere abbondantemente prima, comunque Ravenna è stata brava a rimanere in partita fino alla fine, e comunque un suo giudizio sulla prestazione di oggi. Ma non abbiamo fatto secondo me una grandissima partita, anzi dovevamo fare molto meglio perché le ragazze possono fare meglio, e ripeto, prendiamo i tre punti e oggi è andata bene così. Bene mister, grazie mille, in bocca al lupo per questo finale di campionato. Con Federico Gozzi, allenatore del Ravenna, al termine di Ravenna-Bologna, vinta dalle rossoblu 3-1, un commento sulla partita di oggi, mister. È stata una partita dove siamo riusciti a mettere ritmo, sfruttare il momento positivo dopo Chievo. In realtà il Bologna è stato molto più bravo di noi ad andare in vantaggio, correva di più. Credo che le motivazioni abbiano fatto la differenza. Poi ho cambiato qualcosa, siamo riuscite ad avere un pochino più di equilibrio, abbiamo accorciato le distanze, è stata brava Elettra sul rigore a tenerci in partita. Poi secondo tempo, al 90esimo, dopo che comunque il Bologna meritava il vantaggio, ha avuto l'opportunità per fare il 2-2, poi invece abbiamo fatto l'errore in fase difensiva, 3-1, partita finita. Io credo che ci siano stati dei passi avanti con una squadra secondo me molto forte, con tanta qualità davanti, e niente, andiamo avanti e prepariamo la partita col Genoa. Alla fine il Bologna, sprecando tanto, c'è rammarico per il Ravenna, perché come hai detto giustamente anche tu, poteva pareggiarla con quell'occasione nel finale, poi tenuta in vita soprattutto da un'ottima Martinoli. Nonostante, ripeto, il Bologna abbia meritato e meritasse il vantaggio, ha sprecato delle occasioni, però nel calcio, finché la partita rimane in bilico, con un'occasione, una palla inattiva, o come l'occasione che fra altre cose è stata anche una gran bella giocata di Costantini, e si poteva raccogliere qualcosina in più, e avrebbe fatto sicuramente morale, però evidentemente non ci è mancata quella determinazione, quella voglia di poter provare a pareggiarla. Bene mister, grazie mille e in bocca al lupo, nella speranza che Ravenna possa trovare una vittoria in queste ultime tre partite. Crepi il lupo, grazie a lei.